è un po' la vetrina di quello che la psicologia mondiale negli ultimi 2 anni ha offerto per la scuola, come un contributo non solo sul piano operativo, ma anche sul piano della riflessione. Perché io credo che per operare bene bisogna capire cosa ci sta sotto. Poi un'istanza che io avverto in modo particolare è che ci sia anche un certo rigore scientifico per superare lo spontaneismo e il dilettantismo. Secondo me questo valorizza la categoria professionale degli insegnanti, se hanno questo ancoraggio alla comunità scientifica. E il Congresso di Psicologia e Scuola a priori, no, fa una scelta per proporre solo elementi che hanno un fondamento di ricerca scientifica.